Peggy 18. E le armi? Quelle che il signor Clay usò per terrorizzare la gente di New Bordeaux? Suppongo che lei l'abbia rifornito anche di quelle. Veramente no. Non mi fraintenda, senatore. Le avrei fornito qualsiasi pistola, coltello o bomba desiderasse. Che cosa posso fare per te, Lincoln Clay? Ma come ho già detto, Lincoln non aveva problemi a trovare armi. E può spiegarmi come riusciva a farlo? Deve aiutarmi a uccidere Sal Marcano. Nel corso di quell'estate, una sua sottoposta, Cassandra, la capobanda degli haitiani, lo ha introdotto nel suo bel giro di contrabbando di armi, per essere sempre preparato. Ci sono riserve di armi nascoste in città. Un'operazione di fino, curata a fine i dettagli. Pistole, fucili, shotgun, munizioni, ogni cosa. Tutto dal mercato nero, ovviamente. Era un vero arsenale. Se i Vietcong avessero avuto quella roba alla Drang, quella cazzo di guerra sarebbe finita in un altro modo. Caricatori ampliati, mirini di precisione, proiettili a punta cava e silenziatori. Ogni arma che veniva modificata dalle mani di Lincoln diventava un terribile strumento di morte. Niente di simile era mai successo prima. Lincoln voleva terrorizzare i mafiosi, voleva che sapessero che li avrebbe uccisi dal primo all'ultimo. E poi, Cristo, quando arrivò Burke le cose si fecero parecchio più interessanti. Esplosivi. Tutti, dalle bombe Molotov al C4. Roba che usano per le demolizioni controllate, no? Nel nostro caso però che sono controllate. È stato un rumore molto forte, sembrava una bomba. È guerra nella nostra città. Un killer ha attaccato l'Hotel Royal, uccidendo un numero imprecisato di uomini. Sapete qual è la cosa buffa? La cosa buffa è che a Lincoln non serviva certo quella merda per far fuori Marcano. E gli omicidi sistematici dei capi e dei sottoposti dei Marcano? Cazzo, non stavamo giocando alla guerra, Cristo. Aveva il combattimento nel sangue. L'ho visto annientare un'intera unità di Vietcong usando solo il suo colpo. L'ho visto cancellare un accampamento blindato restando nascosto e con un solo fucile da cerchio. Bastava mettergli in mano un cazzo di lanciarazzi e per quei poveri bastardi non c'era più speranza. Persino quando spacciavamo armi in Laos. Merda, nell'istante in cui l'ho visto scendere dall'elicottero, ricordo che mi sono detto: questo qui è nato per uccidere.